scusate il ritardo. Poi spero che, vediamo se riusciamo a collegarci tutti. Lo so, vabbè. No, aspetti. In campagna elettorale non siamo mai troppi, scusi. Quando si è in campagna elettorale non si è mai troppi. Però non guardiamo tutta la sera stando con questo picchio mentre no, perché o spenge il faro, che allora può fare quello che vuole. No, il faro, dice, cioè, no, ah sì? Questo fa di tutto. Se me lo spende. Allora, riusciamo a far passare, c'era anche il sindaco che ringrazio. Non so se mi fa, no, devo passare tutti. Bravo dicendo proprio questo adesso. Come? Bravo dicendo proprio questo. Però anche se ha delle idee diverse sulle primarie, ho fatto meglio che no? Ma se possiamo partire, ci siamo. Beh, abbiamo detto di non accendere il faro dove c'è il caldo. Quindi i fari, almeno i fari, fari spenti. Possiamo partire. Io vi ringrazio di cuore per questa accoglienza così calda, è proprio il caso di dirlo, così numerosa. Mi scuso per il leggero ritardo e sono contento, grato agli amici che hanno organizzato questo appuntamento un po' in fretta e furia. Avete visto che io ho fatto una scelta un po' stravagante, quella di prendere un camper e di girare per tutta l'Italia, per tutte 108 le province italiane. Perché, non certo perché girando 108 province uno pensi di poter ottenere chissà quale consenso elettorale. Certo, uno cerca di ottenere il consenso elettorale, ma non è semplicemente girando per le province che si trova il consenso. Uno va in televisione e incontra in una sola serata molte più persone di quelle che incontra facendo una serie di 108 appuntamenti. Però c'è un valore importante, che è quello di portare la politica fuori dal palazzo, in mezzo alla gente, di guardarsi negli occhi. Anche se si è meno, si prende qualche voto in meno, non importa, è bella l'idea, per me perlomeno, di poter incrociare gli sguardi e poter dire per quanto possibile quello che si pensa, come si pensa, e affermare un nuovo stile della politica. Ecco, questo è il punto di partenza. Il punto di partenza è questo, che poi ha preso una parola che si chiama rottamazione, non so quanti di voi l'apprezzino, c'è chi piace molto, c'è chi la considera una parola brutta, perché è una parola... Se si apre il dibattito sulla parola, secondo me siamo metà e metà. Qualcuno piace, qualcuno no. Però se invece diciamo cosa intendiamo per rottamazione, secondo me siamo d'accordo molti, se non tutti. Io penso che sia rottamazione appunto l'idea di stare in mezzo alla gente e non stare chiusi nel palazzo, di fare politica non solo, anzi senza le auto con i lampeggianti o con le scorte che ti seguono a fare le immersioni o a fare la spesa di idee. Penso che sia rottamazione dire che se tu sei stato 15 anni in Parlamento, quello che potevi dare hai dato. Non è che si può stare 30 anni attaccati alla seggiola, aggrappati allo sgabello e dovrebbero essere sempre lì. Questa è l'automazione. È l'automazione l'idea di utilizzare il finanziamento ai partiti, non attraverso il finanziamento pubblico. Avete visto quello che è accaduto nel Lazio, qui a due passi da noi. Lo scandalo, che non è l'unico scandalo, vogliamo essere chiari, perché magari fosse solo il Lazio il problema, ed è uno scandalo che però ha colpito molto, perché anche sociologicamente sta storia del tritacarte, dove uno butta via le fatture di nascosto dei soldi del finanziamento pubblico. Signori, in un paese civile le fatture non vanno nel tritacarte di nascosto, vanno online, sono su internet, sono a disposizione dei cittadini perché chiunque possa controllare. Ecco perché una delle prime cose sarà il Freedom of Information Act, cioè la disponibilità di mettere tutto online. Vedo che lei continua con questa luce, no, faccia pure. Se non avevo un dottore, ho detto, dica te, ne faccio 33. E il...
anche questa è rottamazione. Per esempio il camper, per noi il camper è anche l'occasione per un finanziamento trasparente. Che significa che, Franco, puoi fare vedere le spese del camper. Noi mettiamo online, tutti chiediamo una mano a chiunque possa dare un contributo. Quindi si va sul sito www.mattorenzi.it e vedete che questi sono i dati, questi sono stati aggiornati a venerdì, sono già cresciuti. Abbiamo ricevuto 51.000 euro, vi diciamo da dove li abbiamo ricevuti. Abbiamo segnato tutti i dati, li trovate su www.mattorenzi.it. E anche il fatto che i denari che stiamo ricevendo sono per il 66-67%, 2 su 3, meno di 10 euro, 10 euro massimo. Non è che se uno vuol dare 100 euro non lo prendiamo, vorrei essere chiaro, ma è il concetto bello, importante, che ciascuno dà un pezzettino. È bella questa cosa. È l'idea che questo viaggio del camper vada avanti con il contributo di tutti. A me sembra un modo diverso da quelli che invece prendono i soldi dal pubblico. Noi siamo per l'abolizione del finanziamento pubblico. Allora, la rottamazione è tutto questo e molto altro ancora. Io me la risparmio tutta la considerazione. Dico soltanto che per noi è fondamentale, importante e positivo dire che c'è bisogno di uno stile diverso di governare, ma anche di fare cose diverse. C'è bisogno cioè di cambiare rispetto all'atteggiamento che fino a questo momento hanno avuto i nostri politici. E di questo vorrei discutere con voi molto rapidamente nella giornata di oggi. Vorrei discutere della possibilità che noi abbiamo di fare che cosa? Di offrire ai nostri figli un'alternativa. Signori, se facciamo politica, non facciamo politica soltanto per cambiare 30 parlamentari o 100 parlamentari, abbiamo detto anche per questo, ma facciamo politica soprattutto per cambiare il destino delle nuove generazioni. Perché pensiamo che fare politica sia quella missione alta, bella, nobile. Perché noi siamo tra quelli che, adesso vi stupirò, pensano che la politica sia una cosa bella. Panico in sala. Ci avevano detto che Renzi non era del tutto normale, ma non pensavamo fino a questo punto. E invece sì, io credo che la politica sia una delle forme più belle di servizio alla comunità. Però bisogna cambiare la politica di oggi. Perché la politica di oggi non è bella, perché la politica di oggi allontana le persone, perché la politica di oggi disgusta le persone. E allora, io credo che noi dobbiamo partire da che cosa? Partire dalle nostre idee, dalle idee che abbiamo per il futuro dell'Italia. Ecco perché, signori, io credo bella la sfida di chi dice andiamo alle primarie e giochiamo le primarie non solo o non semplicemente come l'opportunità di dividersi tra due persone o tre persone o quelle che sono, ma cerchiamo di raccogliere le idee più belle che queste persone esprimono e poi dica il migliore, senza fare polemiche tra di noi, senza litigare tra di noi, ma cercando di parlare bene degli altri. Sapete qual è la fregatura del centro-sinistra? Qual è stata la fregatura del centro-sinistra nel passato? Che si è preoccupato un po' troppo spesso di parlare male degli altri, ma a forza di parlare male degli altri, quando siamo stati al governo, non siamo stati capaci di governare. Facciamo così, signori. O meglio, abbiamo anche governato bene facendo delle cose buone. Però, lo dico a tutti quelli che dicono ma Berlusconi, ce l'abbiamo riportato noi due volte al governo, facendo cadere il governo Prodi, litigando tra la sinistra radicale e il centro e alimentando una politica fatta di divisioni. Ecco, io voglio che si discuta prima, poi chi vince e ha il progetto governa, così che per i prossimi 5 anni si stia tranquilli. Quello che noi vogliamo fare lo diciamo e lo diciamo con chiarezza. Ecco, vogliono riportare il futuro dentro il nostro paese, dentro l'orizzonte della politica. Il futuro,
Cosa vuol dire il futuro? Vuol dire che per troppo tempo in questi anni la politica ha considerato il futuro una parolaccia. Avete visto il debito pubblico? Ciascuno dei vostri figli e nipoti ha in partenza 32.800 euro di debito pubblico, 2.000 miliardi di euro, 123%, nel giro di un trentennio, dall'80 al 2010 si è raddoppiato il debito pubblico. La generazione di chi stava in Parlamento ha speso anche i soldi di chi non aveva, ha fatto la cicala, ha vissuto a sbafo delle nuove generazioni. Mi sembra un ragionamento serio questo? Vi sembra un ragionamento serio quando voi, lo dico a quelli più anziani, avete fatto esattamente il contrario? Avete lavorato una vita spaccandovi la schiena, mettendo la sveglia la mattina presto, per cercare di dare ai vostri figli qualcosa di buono. Certo, ciascuno di voi si impegna per lasciare dei valori che siano innanzitutto valori immateriali. Il benessere non è soltanto la ricchezza, il benessere è lo stare bene, è l'avere qualità di rapporto. Ma non vi dispiace l'idea di poter mettere da parte qualcosa per i vostri figli? E non a caso noi abbiamo il risparmio privato che è il più alto d'Occidente. Abbiamo un grande risparmio privato e un grande debito pubblico. I cittadini hanno fatto le formiche, i politici hanno fatto le cicale. E come? Guardati che devi morire. Vabbè. Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, non me la segni proprio. Non mi preoccupare. Questioni dell'Ilva, per esempio. Si è lasciato, da quant'è che sappiamo che la situazione è in quel modo? Da 50 anni almeno. Ho trovato un documento del comune di Venezia, lo dicevo ieri da Fazio, che mi ha molto colpito, perché nel piano strutturale del comune di Venezia urbanistico si scrive nel 62 con chiarezza che le attività che recano danno e producono veleni vanno messe a Porto Marghera. Cioè, negli anni 60 era naturale, in una logica di investimenti, fare degli impianti in zone che si sapevano essere prive di requisiti ambientali e via, tanto poi. Ma questo tema è emerso con grande forza negli anni 80. L'Ilva è da 30 anni che sappiamo che dobbiamo bonificarla, nel frattempo l'abbiamo anche privatizzata, però si è preferito far finta di niente, magari assumere 50 o 100 persone, che non fare un risanamento serio. Allora, oggi dire che abbiamo a cuore il futuro significa andare dall'azienda che ha preso la proprietà dell'Ilva e dirgli: cari miei, noi non vi chiediamo di fare un intervento di bonifica da qui a domani mattina, perché sappiamo che bonificare un'area di quel genere richiede tempo e tanti denari, almeno 1,5 miliardi di euro, ma intanto mettete le garanzie bancarie che questa cosa la farete. Metteteci in condizione di far partire questo percorso, e che sia un percorso di serietà, perché non è possibile con il ricatto occupazionale giocare sulla salute e con la salute dei cittadini. Alcune vicende di cui vorrei poi brevemente parlare, anche legate alla nostra città, ma ben diverse, più legate a scelte di politica industriale attuale che non di mancata di attenzione del passato. Ma insomma, il Sulcis, se ci pensate, è stata un'area nella quale per ciascun lavoratore del Sulcis si è pagato, lo Stato ha pagato 70.000 euro a testa. Se glieli dava in tasca al lavoratore, li faceva prima. Ecco l'idea di finalmente mettere la parola fine a tante di queste questioni ed avere il coraggio e l'intelligenza di fare che cosa? Il coraggio e l'intelligenza di immaginare un domani, di avere un orizzonte. E questo domani che noi abbiamo riguarda la cultura, l'innovazione tecnologica, riguarda l'investimento nell'ambiente. Io sono il sindaco di una città, io però la capisco. Se gente in anni non hanno fatto quello che dovevano fare, hanno rinviato i problemi, o proviamo ad affermare i sogni di una nuova generazione. Lo so che quando uno dice questa cosa la prima reazione è:
ma voi siete troppo giovani. Ora, al di là che se guardo l'età media dei governanti in Europa, la trovo pericolosamente più vicina alla mia età che all'età degli altri, ma non faccio un problema anagrafico, perché è naturale che si viva più a lungo oggi. Infatti vorrei togliere ogni alibi, e chi di voi dice no, ma noi siamo già anzi, no, fermi lì. L'età media si allunga in modo pazzesco, fortunatamente. Woody Allen diceva invecchiare non è granché, ma è comunque meglio che l'alternativa. Allora, in questa cornice non è soltanto un fatto anagrafico, è proprio un fatto che chi ha governato fino ad oggi le cose che doveva fare non le ha fatte. E allora non serve rappresentarci come dei bamboccioni di... Oddio, non serve. Bisogna sapere anche scherzare su di noi, eh. Bisogna non prendersi troppo sul serio. La politica non è fatta soltanto per persone che si ritengono sopra dalla gente normale. Possiamo anche avere il coraggio di far scattare un sorriso quando parliamo di noi. Per esempio, questa è la mia fotografia. Il più grande spettacolo dopo di me. Salve, sono Matteo Renzi, ho portato il vice sindaco. La smetti, sì, ora glielo dico. Gli ho dato la delega ai boschi. Sono tanto giovane. Sono così giovane che per tagliare i costi della politica devo usare ancora le forbici con la punta arrotondata. Bersani ha fallito. Berlusconi ha fallito. Chi non fallisce mai? Spider-Man. Sì, glielo dico. E basta, ma è stufato. Stupido, credi 100 volte. No, scherzavo. Bisogna ricostruire il paese. Come ricostruire io il mio paese? Con i Lego. Salve, sono Matteo Renzi. Vorrei tanto candidarmi alle primarie, solo che al pomeriggio c'ho judo. Immaginiamo per l'Europa.